da diversi anni che pratico il Tai Chi. Ho iniziato nell'83 quando la parola Tai Chi Suan non esisteva ancora, non si sapeva cos'era. Infatti il problema era un po' quello di trovare alcune fonti. Mi sono spostato in Inghilterra, poi ho cominciato. Alcuni maestri assieme ad altri maestri italiani, li abbiamo invitati direttamente dalla Cina, da lì è iniziato il mio percorso. Perché, ecco, vi dico anche perché ho iniziato, qual è stata l'idea, il motore che un po' mi ha spinto a fare Tai Chi Chuan o a innamorarmi di quest'arte. E cercavo qualcosa, vi dico, avevo 23 anni allora, che mi permettesse di farlo tutta la vita, nel senso che le attività sportive, sport, quali gli sport, sono molto spesso limitate all'età, nel senso che l'età un po' dice quando devi terminare. Invece cercavo qualcosa che lo potessi fare sempre. E leggendo un libro proprio di questo maestro di Londra, che poi per 2 estati sono andato solo a trovare, quindi ho studiato, ho fatto tutti i suoi seminari all'interno dei college dove lui teneva questi corsi, e era un libro di dieta di lunga vita. E oltre a dare delle indicazioni alimentari di come mangiare, di che vita fare, appunto parlava di questo Tai Chi Chuan di cui lui era maestro, che io poi ho seguito come maestro. E da lì è nata questa mia passione che continuo ancora adesso, sempre con la stessa intensità di quando ho iniziato. E prima aveva accennato Andrea Bugnoli di Vita lunga e bella, infatti il libro che io leggevo era il Tao di lunga vita o comunque Chan Ming, dieta di lunga vita, che era il coro. Quindi qualcosa di tenersi in cura con la salute, quindi fare qualcosa che ci faccia bene. E perché bella, lunga e bella? Perché se noi facciamo una vita in salute, la vita è bella, perché se non la facciamo può essere lunga, però non è in salute. È bella, no? La qualità della nostra vita influenza anche la qualità della vita di chi ci sta vicino, per cui è importante curare noi perché ovviamente beneficiano anche chi ci sta vicino.